Ciao a tutti. Ciao. Signori, vi lascio ad Andrea Fontana e Salvatore Russo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo appena parlato di storytelling. Oggi la narrazione è una metodologia, un approccio che ci può aiutare a coordinare i diversi eventi di apprendimento e non soltanto, perché ormai la formazione, che sia e-learning, digital o meno, sta convergendo sempre di più con le attività di marketing e di comunicazione, e quindi ci occorrono dei modelli che ci possono aiutare per orientarci. Alcuni di questi modelli ci aiutano soprattutto a prendere posizione e a aiutare le persone a prendere una posizione negli apprendimenti o nei contenuti che devono andare ad imparare. Guardiamo un'ipotesi di storie di cura, poi lo commentiamo insieme naturalmente. 人为什么活着? 为了思念。 为了活下去， 为了活更长， 还是为了离开。 一个重听，一个得了癌症，三个有心脏病，每一个都有退化性关节炎，六个月的准备，环岛13天。 1139公里， 从北到南， 从黑夜到白天， 只为了一个简单的理由， Ecco, non è male questo come esempio di storie di cura. La marca sparisce, il prodotto o il servizio non c'è più, c'è l'ambientazione dove ovviamente una serie di personaggi, orientando i contenuti, vengono in qualche modo curati o presi in carico da parte, in questo caso, dell'organizzazione della marca. Ci sono le storie di potere, tenete presente che tutto l'apprendimento, oltre alla cura, è anche una sorta di trasferimento di potere, no? di competenze. E quindi un altro esempio molto semplice è questo, che avrete sicuramente visto. Do it like this, then I'll do it like that.
Everything we're made of powers everything you're made of. Special K, powering you. Qui mi pare abbastanza evidente il riferimento al potere dappertutto. È interessante vedere come i contenuti anche in questo caso vengono totalmente orientati. Warum bist du aus Deutschland? I want to brew a beer. Welcome to America. You don't want it here. Go back home. Welcome to St. Louis, son. Beer for my friend, please. Thank you. But next time, this is the beer we drink. Eberhard Anheuser. Dorfes Busch. Qui abbiamo un racconto esplorativo, il protagonista esplora, è in viaggio e naturalmente in questo caso era il fondatore della Budweiser ed è interessante vedere anche come i posizionamenti di valore delle organizzazioni o comunque l'apprendimento, la comunicazione, il branding incomincia a passare sempre più attraverso delle prese di posizione. Questo è un esempio, l'ultimo che vi faccio vedere. When I got it, thought I'd originally only get 6 kegs back there, but it really is an 8 keg car. I was actually born 10 blocks from here. Studied brewing engineering at the Technical University of Munich for 4.5 years. From the time I was 20 until now, I came full circle. I can testify that the Model X can hold 8 full kegs of beer. Be sure to buckle those kegs in. I never delivered beer before. Now if someone calls up, oh yeah, I'll run it over myself. And it is the best delivery vehicle you could ever imagine. I make excuses to go deliver beer. It's a once in a lifetime experience to build a brewery like this because the level of automation that we put in and the quality of the machinery. Our brewery is fully automated, so is my Tesla. I love technology as a whole. Autopilot, I'm addicted to it. It makes those frustrating drives and massive traffic fun because it takes over for you. It is fun. It is really fun. I'm Dan Gordon. I brew beer and I haul it in a Model X. Tesla, che non viene raccontata nella sua performance dei 200 cavalli o dell'energia elettrica banale, ma che viene raccontata come un furgoncino per portare barili di birra. Una ristrutturazione di fatti incredibili. Volevamo arrivare qui per dire che cosa? Che tutte queste linee narrative oggi possono essere messe all'interno della strutturazione di contenuti, di progetti, di formazione, di comunicazione, di branding e a seconda dei posizionamenti e a seconda dei pubblici, come ovvio, possono trovare un loro orientamento molto specifico. Grazie. Per 12 minuti mi sono sentito un po' come Repetto negli 883. È una bella sensazione. E a un certo punto ho anche iniziato a ballare, non so se avete notato. Allora, andiamo avanti. Signori, fuori piove. Nei vostri uffici piove. In questo teatro piove. Quello che piove sono informazioni, siamo inondati di informazioni. C'è un acquazzone tale che non riusciamo neanche più a vedere quello che è il nostro orizzonte, quelle che sono le decisioni da prendere. E il data storytelling rappresenta per me un arcobaleno, in fondo al quale possiamo dare valore e significato ai nostri contenuti, ai nostri dati, che rappresenta un po' il vero tesoro di quest'epoca, nella vastità del cazzo che ce ne frega un po'. Fondamentalmente. La nostra amica Paolina lo sa, si poteva dire che se ne frega? Ah, ok. La signora Paolina ha il suo bel laboratorio e ai suoi ragazzi dice: oggi vi faccio vedere i dati che dimostrano che lo storytelling, il data storytelling, è fondamentale per le attività formative e per prendere decisioni in azienda. Tutti contentissimi e bam, presenta praticamente un muro di dati.
questi dati effettivamente danno la soluzione, ma l'effetto che otterrà è esattamente questo. Abbiamo Marco che è impietrito, Paolo che praticamente gli è venuto una sincope, e vedete la faccia che ha Samantha, è leggermente indispettita. Non vi dico di chi era collegato online, da casa. Abbiamo Martina che è stata ritrovata dal suo ragazzo dopo 48 ore in questa posizione. Non è andata meglio al nostro amico gatto, e ci sono situazioni anche peggiori, qui proprio sincope totale, il gatto non si è mai più ripreso, ok? Chi invece è sopravvissuto è lui che è furbo, ha capito, Paolina, e ha spento il PC prima che lei iniziasse la sua mole di dati. Questo per dire che tante volte le aziende, più che creare storie che incantano, creano storie che incartano. I got something for you. A football jersey? Hey Adu, come watch a game with your uncle and I. Please, come. Okay, thanks. The kind of person that you asked me to be. My brother say you love me, I love him too. I tell him I will do anything for you. But it's strange. There's so many goals I scored. I will get you. I look up like this, say, who are you? So, Daddy, you sure those blues pay us today, right? You sure did. Those 3 points are sure for us today. Remind me. Remind me how. The game's about to start. Quickly. Google cos'è che ha fatto? Invece di far vedere la mole enorme di dati che tutti i giorni ci consegna nelle nostre mani, ha deciso di far capire tramite un video molto semplice come questi dati hanno cambiato sostanzialmente le nostre vite, fino ad arrivare a una cosa banalissima come i risultati di una partita di calcio. Per me lo data storytelling è proprio questo, quindi da una parte creo un contesto, fornisco ai miei utenti una intuizione sui dati e un'interpretazione, in maniera tale da consegnargli un valore, un significato, e io lo vedo come un mastice con il quale poter proprio collegarmi alla mano del mio pubblico e lo porto nel suo viaggio decisionale, anche un po' come mastice per ritornare nelle nostre menti per fermare alcuni concetti chiave. La prima regola è quella di creare un contesto, ad esempio, siamo qui in 1000, iscritti a questo evento erano 1400 persone, che fine hanno fatto queste 400 persone? Un 10% sicuramente se l'è mangiato Gabriele. Oppure cosa imparerà il tuo pubblico? E questo è l'obiettivo che poi mi permette anche di semplificare l'informazione. Devo trovare l'intuizione, il valore da consegnare. Ma prima di tutto domandiamoci chi è il tuo pubblico. Quando fate questa domanda a un cliente, qual è la risposta? Chi è il tuo pubblico? Ok, avevo la risposta. Tutti. Tutti. Per semplificare questo concetto e far capire quanto è pericoloso dare la risposta a tutti, nel nostro tutti potremmo avere come nostro pubblico lui, ok, signor Leone. Nel nostro pubblico potremmo trovare anche lui, signor Chihuahua. Dovendo parlare a tutti, devo modulare in maniera precisa la mia comunicazione in maniera tale da ricevere sia il leone che il Chihuahua. Il risultato è lui. Signori, parlando a tutti, voi parlate con lui, ok? Questo ovviamente a me crea tantissimo disagio. E parlando di visual e data, ho creato un preciso colore che definisce il disagio, ed è questo. Quindi quando oggi voi pensate al disagio, sapete, è anche il colore, ok? Non ringraziatemi, ve lo do gratis. Elimina il caos informativo. E come faccio a eliminare il caos informativo? Meno male che ci sono scienziati, gente capace, che ha studiato e che ci ha dato delle soluzioni. Ad esempio, gli scienziati ci dicono che il nostro occhio, che lavora in maniera diversa sul digitale che sulla carta, scansiona le informazioni e quindi si concentra su più dati. E quindi dovete essere interessanti, coinvolgenti e illuminanti. Qui, in questo caso invece, la società Slack che fa messaggi, quando manda la fattura, inserisce praticamente un grafico di utilizzo in maniera molto semplice, capisco che in base ai pallini qual è il periodo in cui lo utilizzo di più, ma in maniera sibillina lascia un altro messaggio: io ti sono utile, quindi non ti mando solamente la fattura, ti faccio capire anche come e quando mi utilizzi.
Poi ho lasciato un video finale, ma qui chiediamo... Lo possiamo mandare? L'ho mandato. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s. Lo vedete a casa? È mai successo una cosa del genere? Cioè, questo è un video pallosissimo. Ok, i dati sono pallosissimi, che immaginate l'ho guardato in Excel. In questo caso lui lo rende una cosa bellissima. Io me lo vedo tutte le sere prima di andare... Si vede come ti sei ridotto. Max Pezzali e Mauro Repetto. Grazie. Ciao, grazie a tutti.